Ciao! Per la serie Compro cose strane su Wish è arrivato in questi giorni questo coso. Questo è un prodotto che dovrebbe servire per lavare i pennelli in maniera veloce, facile, li lava e li asciuga e dovrebbero essere pronti per il nuovo utilizzo. Ma funzionerà? Vediamo insieme. Allora, all'interno della scatola ci sono le istruzioni, un ampio manuale di istruzioni che poi decifreremo insieme. C'è il polistirolo in cui sono contenuti, aspettate, in cui è contenuta questa basetta, questo che è il cosino che fa ruotare poi i pennelli per essere puliti, questo coso che serve per appunto incastrare i vari adattatori, quindi andrebbe così, credo, funziona? Sì. Poi e il togliamo e il contenitore dove mettere appunto l'acqua per pulire i pennelli. Quindi tiriamo fuori questi sono i vari adattatori nelle varie forme utili per i vari diversi tipi di pennello. Quindi ci sono da quelli più piccoli, come possono essere questi per ad esempio i pennelli da ombretto, da eyeliner, a quelli più grandi come questi che possono essere per i kabuki. E poi c'è il contenitore con questo coso qui che non so che cosa possa servire. Allora, vediamo le istruzioni. Allora, le istruzioni dicono di mettere acqua e sapone dentro il contenitore, non mi dice quale quantità, mi dice di inserire anche il cleanser, perché se io metto acqua e sapone, perché ci devo aggiungere anche il cleanser, cleanser sì, io non ce lo metto. E allora dice, iniziamo. Allora, l'acqua, abbiamo la bottiglietta, quanta ne devo mettere? Non c'è scritto. Ne metteremo così, dovrebbe bastare, aggiungiamo un'altra prova. Ok, mettiamo il sapone, io ci metto questo della Venus. Ok, utilizzo come pennello da pulire, facciamo con la prova in grande, questo qui della Real Techniques, che è quello che utilizzo per il fondo. Questo mi pare piccolino. E utilizziamo questo. Poi allora, qui c'è un triangolino che dovrebbe essere inserito in questo altro triangolino. Vediamo. Ok, dice di di immergere il pennello e poi di far ruotare così. Oddio, quindi sale e scende, devo fare così. Oddio, speriamo che il pennello non io non so questa cosa quanto possa essere utile per non far come si dice, deformare il pennello. Ok, poi tiriamolo fuori e facciamolo strizzare in sostanza. Per quanto lo devo fare, non ci sono delle istruzioni, aspetti. Allora, non c'è scritto quanto tempo. Vediamo se è asciutto. No,
pennello è ancora umido. È ancora umido. Facciamolo girare un altro po'. Cioè è umido il pennello e non è nemmeno pulito in maniera meravigliosa. Proviamo a farlo, a rilavarlo. Intanto facciamolo un pochino immergere e poi andiamo a farlo. Più che altro perché quando poi vado a farlo ruotare, cioè al centro non c'è più l'acqua. Quindi il pennello come fa a sciacquarsi? Ecco, adesso c'è. Deve fare questo gioco in sostanza. E poi andiamo a strizzare. Però resta comunque il sapone. Facciamolo strizzare per bene. Boh. È umido e se lo vedete, una volta che si riunisce rimane anche un pochino deformato, quindi dovrei in teoria fare così. Cioè il pennello non è pulito, cioè da una mano, però di sicuro non lo pulisce al 100%. Proviamo con un altro pennello, proviamo con il 217 di MAC, troviamo il suo adattatore. Sei tu. Vediamo se questo si pulisce. Questo è bianco, quindi se si pulisce si vede meglio. Quindi andiamo un pochino ad immergerlo. E andiamo a fare il solito gioco. Forse con i pennelli sta schizzando ovunque. Oddio! Forse con i pennelli più piccoli dovrebbe venire meglio. Vediamo. Manco col cavolo, in più lo sta completamente del numero solo, sta schizzando ovunque. Facciamolo asciugare un po', però no, sinceramente no. Cioè il pennello è ancora bagnato e non è pulito, cioè potete vedere anche voi che è comunque ancora macchiato, quindi giusto se si vuole dare una prima pulita ai pennelli può essere utile, però in altri modi no. Proviamo con quest'altro anche, questo è il C-brush della Elf, forse dovrebbe andare bene anche la stessa punta. Sì, vediamo. Questo era tutto viola. No. Vediamo un po'. Cioè schizza ovunque. Sto allagando il tavolo. Non so, il pennello è bagnato. Sembra pulito, cioè probabilmente vanno bene, questo prodotto fa bene per una pulizia veloce dei pennelli, però per una pulizia più prendo un fazzoletto per asciugarli, una pulizia più più decisa, più efficace, più in profondità. Sì, tra l'altro c'è ancora del prodotto. Una pulizia più efficace, più in profondità, il caro vecchio sapone e olio di gomito è quello che è necessario. Era uno sfizio che abbiamo sinceramente bocciato e che no. Detto questo, questa nuova sola da Wish, però mi incuriosiva provarlo e spero che vi sia stato utile questo video per non comprarlo e ci vediamo al prossimo video di cose strane comprate su Wish. Ciao!